Ci hanno ingannato. Hanno reso i nostri figli deformi. Non li perdonerò mai. Hanno usato i nostri bambini come cavie. Se fossi un leader politico e avessi il potere, distruggerei queste aziende farmaceutiche. Ma qualcuno negli uffici della multinazionale farmaceutica statunitense, Pfizer, aguzza le antenne. L'epidemia è un'occasione d'oro per sperimentare il Trovan, un antibiotico dal potenziale valore di mercato di $1 miliardi. Proprio qui, in questo cortile, i volontari di Medici Senza Frontiere avevano costruito le loro tende. In questa situazione, al picco più alto dell'epidemia, è arrivato il team della Pfizer. Sono venuti e hanno isolato una stanza speciale dove hanno condotto la sperimentazione. I medici della Pfizer selezionano 200 bambini. A 100 danno il Trovan. Agli altri un antibiotico alternativo approvato a livello internazionale. Alla fine del test 11 bambini muoiono, molti altri subiscono danni permanenti. No, quando sono arrivati hanno isolato una stanza. Non sapevamo cosa stessero facendo. Ma un giorno ho sbirciato attraverso una finestra e ho visto uno di loro con una siringa in mano fare un'iniezione sulla schiena di un paziente. Era un dottore bianco, un tipo alto. Solo dopo abbiamo scoperto che stavano facendo una sperimentazione. Tra i bambini trattati dalla Pfizer, molti hanno avuto problemi. Effetti collaterali. Sì, effetti collaterali. Dopo il trattamento, tra i sopravvissuti, alcuni hanno incontrato complicazioni. Sono diventati sordomuti, ciechi. Altri non sono stati più in grado di camminare. Hanno perso l'uso dei sensi. Sono diventati deformi. E hanno fatto un'iniezione. È stato il primo a essere selezionato da quei medici bianchi. C'era un'epidemia, eravamo disperati. Non potevamo sapere che stavano usando i nostri figli per scopi diversi dalle cure. Ora le sue gambe, i suoi arti sono deboli. Ha problemi alla testa, non funziona. Spesso parla in modo incoerente. La sua vita ormai è rovinata. È compromessa. Se a quest'età ha questi problemi, che cosa potrà succedere di lui quando sarà vecchio? Che cosa sarà di lui in futuro? Che vita potrà mai avere? L'uso del medicinale in sé è stato sbagliato. Usarlo in quel particolare frangente è stato un altro errore. C'era un'epidemia. Molta gente stava morendo. I genitori erano disperati. Non credo che siano stati debitamente informati di far parte di un test medico. Ritiene che la Pfizer abbia usato i bambini come cavie umane? Senz'altro, direi proprio di sì.